Stefano Gatti rappresenta una bella scoperta del mondo dell'arte, è un pittore vogherese legato a uno stile che è difficile qualificare perché è unico. Da una parte illustratore di immagini, dall'altra artista dedicato alla pittura, è riuscito a creare un qualcosa di veramente originale, sono degli acquarelli, unici nel loro genere, che in questo caso rappresentano la piacevolezza estetica della donna immersa quasi in un villaggio del sogno. È una mostra che va vista, va gustata e contemporaneamente i suoi lavori vanno apprezzati uno per uno. È un mix che parte dal barocco, prosegue fino ai tempi moderni. Quello che lascia fortemente, in modo convinto, ci permette di apprezzare il pittore è questo uso del colore, ampio, vivo, sgargiante, e all'interno la figura femminile come un unicum da apprezzare. È un pittore che per molti anni è passato inosservato, adesso è emerso, e l'augurio che gli faccio è quello di emergere ancora di più, di riuscire a mantenere ferma una proposta che è assolutamente innovativa. Io vedrei benissimo le sue tavole, i suoi dipinti, i suoi quadri come illustrazione di libri o anche in mostre come questa che viene organizzata adesso a Voghera. Stefano Gatti è una bella realtà, merita di essere apprezzata. Nei quadri che vedrete anche in questo servizio, visitando la mostra, le prossime mostre che saranno organizzate, ci rappresentano sempre il mondo della fantasia, un insieme di fortemente colorata, in acquarelli piacevoli, esteticamente piacevoli. Forse nel mondo dell'arte ci si dimentica una parola, bello. I suoi lavori sono estremamente belli. Bisogna dire che, come diceva anche Oscar Wilde, il bello si ferma là dove inizia l'espressione intellettuale e allora diventa anche difficile fare un discorso coerente. In realtà nei miei quadri c'è sì il bello, però ci sono anche elementi che vanno dal grottesco al tragico, a volte anche al macabro. Ma tutto questo fa parte di un retaggio che è parte integrante della nostra cultura e che si riallaccia alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, proprio quella l'epoca a cui mi piace rifarmi, l'epoca dell'Art Nouveau, del Liberty e fino all'Art Deco. Ci sono accenni un po' dovunque di questo tipo di pittura e di illustrazione. Mi piace rifarmi ai grandi illustratori del passato come Arthur Rackham o Edmond Dulac, che sono i miei maestri ispiratori. Poi sul discorso della fantasy possiamo dire questo, che io amo fare una distinzione tra il simbolismo e il fantasy. Io mi sento più un simbolista, ma non tanto perché mi voglia nobilitare, ma perché io ritengo che nel fantasy esistono dei pittori, soprattutto americani, di una tecnica incredibile, veramente molto ma molto più bravi di me. Però non mi sento dentro al mondo del fantasy perché secondo me questo ha come caratteristica quella di voler dare delle risposte semplici a una realtà che è molto complessa. Nel fantasy abbiamo il bene e il male che si distinguono nettamente. Invece nel simbolismo e anche nelle mie opere tutto questo non c'è. Ci sono dei simboli, dei riferimenti, dei richiami, una aspirazione a fare un'arte di tipo soggettivo. Soggettivo significa che una parte del lavoro è lasciata all'osservatore. Ci sono delle domande più che delle risposte, delle situazioni che danno adito ad emozioni soprattutto e a creare un mondo che può essere diverso da soggetto a soggetto. Se vogliamo fare degli esempi, diciamo le fonti ispirative possono essere diverse, a volte è la musica. Shadow Time è ispirata a una canzone di Siouxsie and the Banshees. Altre cose sono ispirate a racconti e fiabe come La fiaccola dei desideri che ha tratto ispirazione da un racconto di Guido Gozzano. Quindi ci sono varie fonti ispirative. Abbiamo anche una riedizione
in chiave moderna e ironica del mito di Teseo del Minotauro. Qui abbiamo un Minotauro che non è più tanto minaccioso, è un'incarnazione del male, ma è legato e impotente. Dall'altra parte abbiamo Teseo che è acconciato come un matador. Arianna, che dovrebbe essere praticamente colei che poi aiuta Teseo a ritrovare la strada per uscire dal labirinto, in questo caso si è alleata al Minotauro e tende un tranello a Teseo, quindi una specie di inno contro la corrida, però fatto in una maniera un po' ironica.